Buongiorno! Chi è che era malata e sta prendendo l'antibiotico? Gaia! Chi è che si è ammalata? Io! Naturalmente, perdonate anche se tipo sembro paralizzata, ma ho le labbra secchissime perché 3 giorni, più o meno 2 giorni e mezzo, che mi soffio il naso in continuo e quindi adesso sono tutta secca di nuovo nella parte. Infatti sarei quasi tentata di mettermi la crema per il seggiolino di Gaia. Perché vi giuro ragazze, cioè, non lo so, so già che mi cadrà il naso, ne sono più che sicura. Infatti avrei dovuto forse, cioè, guardate la quantità di bottiglie che ho da portare al supermercato. Vorrei farvi notare. È che non andiamo a fare spesona da tanto. Siccome va Elias ogni tanto a pizzichi e bocconi quando magari esce dal lavoro, quindi non le portiamo da penso un mese queste bottiglie. Adesso io sembrerò tipo un idiota, lo so, ne sono consapevole ragazze, ma non me ne frega niente, perché davvero sto già iniziando a sentire che mi fa male. Cioè, è già viola. Non vorrei arrivare come, cos'è, il mese scorso, che ero col naso, cioè, caduto praticamente. Il problema è che questa cremina qua un pochino brucia, perché comunque, nonostante abbia tanti estratti naturali, c'è il profumo, quindi è inutile. Mi sembra che forse ci sia anche l'alcol. Sì, c'è anche l'alcol, quindi. No, ma sono fighissima comunque, cioè davvero, Stella. Io fossi in te, mi darei una pacca sulla spalla. Comunque, Gaia è a casa ormai da venerdì di nuovo e oggi è martedì. Oggi è martedì o mercoledì? È inutile che guardo qua perché tanto non mi ricordo. Forse è mercoledì? Poi non mi ricordo che giorno è. Vabbè, comunque. Io ho la casa tutta in ordine, nel senso che stamattina e già anche ieri l'ho messa abbastanza a posto, quindi non devo fare chissà che cosa. Non devo stare a. Vabbè, naturalmente, scusate, stavo riprendendo nulla. Naturalmente quando c'è Gaia non è che perdo tempo o comunque sto a proprio a spolverare, a fare e disfare, perché tanto, cioè, non ce la faccio con lei. Inizierei, ci metterei 30 anni, perché comunque lei poi dopo un po' si stufa, però, e quindi cerco sempre di fare le cose il più veloce, cioè quelle che non prendono troppa, che non prendono troppo tempo. Però vorrei mettere a posto il frigo. Stavo controllando qua che devo ancora mettere via le ultime cose che aveva preso Elias sabato forse, dalla spesa, o lunedì, quindi rendetevi conto ragazzi, ultimamente proprio non ci voglio di fare un piffero. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Comportata bene? Ma più o meno. Comunque io sono una mongola con sto naso bianco. Io non ho detto parolacce. Sembra una stupidina, è vero, mongola? Non è una bellissima parola. Devi prendere. Che vocina sexy che ho. Comunque sì, ultimamente me le sto beccando tutte. Ho il sistema immunitario un pochino sballato. E quindi me le sto beccando tutte anche io. Che figata l'asilo. Lei oltretutto sta avendo una bella crisi, quindi io speravo che non avesse più pause. Adesso speriamo nella bella stagione, anche se in teoria ho visto che fino a giovedì deve piovere, quindi che figata. Stavo dicendo che però appunto voglio mettere a posto il frigo e fare il menù. Perché io penso che questo menù che ho scritto qua, ragazze, penso di averlo da gennaio, inizio gennaio, cioè è segnato qua da inizio gennaio, vi rendete conto? Quindi adesso io vorrei togliere tutto perché c'è un casino, anche perché in questi giorni non sono riuscita neanche a star dietro al frigo e quindi tipo un po' ho toccato Elias, un po' ho toccato io, non ho messo a posto eccetera, e più che altro la cosa che mi interessa è cercare di ritornare col menù in modo tale da sfruttare quello che ho in casa, cercare di mangiare meglio. Soprattutto cercare di non spendere, perché se, cioè, io mi rendo conto che quando non faccio il menù alla fine vado al supermercato, compro sempre un sacco di roba che sì, comunque non butto mai e cioè, la utilizzo anche per le settimane poi a venire, però preferisco comunque, cioè, comprare il giusto, anche se devo dire la verità che se anche se mi faccio, cioè, anche quando mi faccio il menù io non è che vado lì e compro tipo un broccolo. Decido di fare, che ne so, riso con la zucca e prendo tutta la zucca naturalmente, oppure
appunto le polpette con i broccoli, magari ne prendo due di broccoli, due o tre, anche se poi so che per quelle polpette magari mi ce ne va solo uno. E niente, adesso a pranzo, non so sinceramente che cosa fare, perché ieri sono avanzati un po' di spazzolo. Che poi... Dimmi, amore. Un po' di spätzle, che poi appunto penso che si dicano spätzle perché ce l'ha con i puntini. Sei stanca, senza aver fatto niente. Ah, aspetta che devo andare a spegnere, amore, il termosifone in salone. Cosa blè? Che cosa? E cosa hai fatto? Allora, vattene a lavare in bagno dalla mamma. Sì. Devo anche piegare un sacco di roba. Sono indecisa se mettermi a piegare prima tutto e dividere. Devo ancora mettere via la roba stirata di 3 giorni fa. Non urlare, amore, che siamo nell'entrata. Allora, il naso è sempre peggio, nel frattempo è passata un'ora e mezzo, un'ora e mezzo, un'ora e mezza, e io ho finito di pulire tutto quanto il frigo e ho finito anche di organizzarlo. Non ho ancora fatto il menù, però vabbè, ci penserò oggi. L'avevo lasciato aperto, ma vedi che sono pirluzzi? Vabbè, ah, forse è per questo. Mi sa che rimane aperto per questo. Perché ho spostato. No, ho spostato dei contenitori, vabbè. Comunque alla fine è venuto così. Allora, vabbè, come si chiama? La portina non è che c'è mai niente di che. Qui ad esempio c'è qualche barattolo. Vabbè, magari mi giro la videocamera. Che non è molto furbo perché il mio frigo è vuoto adesso, però vabbè. Vabbè, qua c'è il ketchup, il concentrato di pomodoro, il latte di Elias, il latte mio e di Gaia, la maionese di Elias, il limoncello che Elias aveva comprato 2 anni fa in Italia, che è ancora qua, che ormai sarà anche andato, perché in teoria mia mamma mi ha detto che il limoncello una volta aperto deve essere fatto fuori e lui non lo beve quasi mai. L'olio di se... Sì, vabbè, ciao. L'olio di sesamo. Poi il burro di anacardi, questo è il burro di semi di zucca. Siete sfocate, mi pare, sì. Lì dietro c'è la salsa di soia. Questi qua sono i pomodori secchi di mia mamma. Questo è il tabasco, quello è il peperoncino del Lidl, questo è l'antibiotico di Gaia. L'olio di semi di canapa. Qua ci sono i capperi, bustine di ketchup di Elias quando si compra la roba. Penso che abbiano tipo 6 o 7 mesi, queste bustine. Cipolline. Carciofini che sono davvero buoni, per chi abita qua in Germania, li ho provati al Rewe, devo dire la verità che non hanno niente da invidiare a quelli, diciamo, un pochino più cari, che magari si trovano nei negozi che tengono anche cose italiane, e oltretutto questi qua arrivano dall'Italia, sono buoni. Vabbè, lì sopra non c'è niente, là sopra è Swatos. Poi qua cosa c'ho? Allora, qua c'ho del sugo che ho imbottigliato caldo, che è ragù vegetale, e al fondo il terzo invece è sugo di pomodoro classico. Questi qua sono gli spätzle, che sono appunto avanzati ieri al pranzo e che li scaldo oggi a Gaia. Questi qua sono i contenitori che avevo comprato da Woolworth, e qua ho appunto messo i pomodori con lo zenzero, perché sennò
La maggior parte delle volte, è certo, stai zitto, mo amico. La maggior parte delle volte poi dentro un cassetto mi si schiacciano. Questo qua è vuoto perché appunto, come vi ho detto, cioè non siamo andati a fare spesa. Qua ci sono delle carote, delle rape. Santa pa... Dove ero rimasta? Vabbè, le carote. Che a volte le carote le mettevo qua dentro, però poi alla fine mi sono fatta furba, ho detto ma scusa, ma c'ho già un contenitore delle carote, perché devo sprecare quello che lo posso utilizzare per altro? Qua invece ci sono delle rape aperte, qua c'è il melone giallo che ho pulito e tagliato e messo nel contenitore, qua invece c'è il cavolo, quello lungo, tipo sempre un cavolo cappuccio da fare in insalata, è cotto e l'ho già tagliato perché stasera voglio fare l'insalata di cavolo, così l'ho già fatto, una birra di Elias. Queste sono delle piadine. Qua invece è il reparto, diciamo, principalmente di Elias, mettiamola così, anche se ci sono i nostri due parmigiani, tra virgolette, parmigiano di Elias. Là dietro invece ci sono dell'affettato che gli uso per Gaia, per l'asilo, il paninetti ogni tanto. Quello invece è una coppa che ha spedito la nonna di Elias a Elias, quindi la coppa, le mozzarelle per la pizza di Elias. Questo è un burro vegano e c'è il tofu. Comunque qua generalmente diciamo che tengo sì cose anche che sono per noi, però principalmente affettati, cose di Elias. E poi qua invece il reparto della frutta avevo due. Qua ci sono mele, che fiatone, arance, melograno, le zucchine che se anche sono fuori stagione mi era venuta voglia. Un iceberg, un broccolo avanzato a metà da ieri e un finocchio solitario. E come vedete appunto il mio frigo per me è vuoto perché c'è pochissima roba e soprattutto c'è pochissima verdura. Ma poi vi farò anche vedere un frigo pieno, bello pieno, perché me l'avete chiesto in 50 di fare il cosa c'è nel mio frigo? Adesso è cosa c'è nel mio frigo vuoto? Ah, poi devo ancora mettere i ravanelli in frigo che li sto lavando, li lascio a bagno nell'acqua e aceto perché non ho più il bicarbonato. Distruggilo, è perché amore lui è un po' arrabbiato. Vai a portare anche il quaderno di là. Allora, siccome ho ancora un po' di cavolo questo qua che vi dicevo che ho tagliato da mangiare in insalata, però mi sono ricordata che a me piace un sacco anche farlo tipo crauti, quindi con l'aceto, e ho chiamato subito la mia mamma, perché la mia mamma li fa buonissimi, e per sicurezza le ho richiesto la ricetta perché non so se mi ricordavo bene. Infatti avrei dimenticato di mettere la cipolla. Adesso cosa faccio? Io taglio sottili i crauti, anche se comunque i crauti, il cavolo, anche se comunque appunto cuocendo poi anche se non sono proprio sottili sottili, non è che faccia qualcosa. Poi, essendo per me, io poco mi... Non si chiude? Mamma mia, ecco. La voce della mamma, amore. C'ha una voce nasale che mi odio sentirmi da sola. Comunque, appunto, li sto tagliando sottili sottili. Sicuramente saranno pronti per stasera, però vabbè. Tanto a pranzo penso di farmi un'insalata appunto mista. Piano, amore. Anche il quaderno l'hai portato, brava. E che giochini vuoi dentro all'acqua? Ma adesso dobbiamo mangiare, amore. E poi appunto li cuocio, così stasera ce l'abbiamo. Se ne vengono abbastanza, non so quanti ne vengono. Magari ne metto anche un po' di quelli che avevo già tagliato da far crudi. Vai a prendere il fazzoletto, signorita. Brava. Amore, ma che giochini vuoi mettere dentro? Prima vai a prendere i giochini, non quelli bagnati, eh? Perché gocciolano in giro, amore. Ok, cerco di tagliare molto bene anche tutto lo... No, stavo dicendo una parola che non si può dire perché io l'ho sempre chiamato del cavolo, che invece sarebbe il torsolo, mettiamola così. Allora, ok. No, ne vengono davvero pochi, eh. Perché comunque è venuta anche una ciotolina. Però vabbè. Adesso pelo una cipolla. Dimmi, amore. Che cos'è? Oh, che è andata? Si sono asciutte. Aiuto, ma la mamma chi l'aveva viste? Ah, santa pace, che disastro quando perdi le cose di testa. Che ti dimentichi persino quello che hai, se sei vivo, se sei... Ah, santa pace. Mamma, dove ci stava?
Va bene. Allora vuoi la ciotolina? Adesso te la prendo. Prima vai a prendere, amore, un faccio uno strofinaccio di quelli di là, che così poi non cola l'acqua sul coso, sul tavolo. Scusate, torno, eh. Mi sto facendo gli affaracci. Sì, amore, quelli di, gli strofinacci, amore, quelli che ti metteva la mamma. Tolgo un attimo. Erano rimaste attaccate delle patate alla retina delle cipolle. E perché l'ultima volta che ho preso le cipolle, devo andare a vedere cosa fa. Che stavo a dire? Che l'ultima volta poi... Sì, quale? Quello sì. L'ultima volta non ho tolto le retine dalle cipolle, c'erano delle patate, si vede sotto nel contenitore dove tengo, perché di solito tolgo tutto dalle retine. No, lui non è di plastica, lui è una candela, poi non si può più accendere. E quindi le patate sono rimaste sotto, io non le ho viste, per fortuna non sono andata male, erano tre patatine. Quello sì, di plastica. Però il problema è che si sono attaccate, hanno germogliato, si sono attaccate alla retina delle cipolle. Perché la mamma si era dimenticata di togliere la retina e mettere le cipolle così. Io le tolgo sempre, sia le patate che le cipolle le tolgo sempre. Però quando hai la testa fusa... Sì, quelle di plastica. E questo? Io come li faccio? Io, la mia mamma. Quello sì, però in teoria quello lì, amore, si utilizzerebbe per colorare, ha un timbrino. Se tu lo metti nell'acqua poi non funziona più. Com'è però? Adesso facciamo sfriggicchiare le cipolle. Ma che buone sono. Mi è venuta voglia perché ieri ho fatto una diretta su Instagram e c'era Marcella che ha detto che stava facendo l'insalata. No, quella è di legno, amore. L'insalata di pomodori e cipolle. Io adoro l'insalata di pomodori e cipolle rosse. Peccato che poi non le digerisca mai. Però sì, quelle di plastica. Però mi è venuta voglia, quindi voglio comprarmi quelle cipolle rosse. Che buone. Ok, qua si cuociono, ma che belle sono le cipolle, cioè, sono belle, sono buone, fanno bene, danno quel gusto in più ai piatti in una maniera impressionante, cioè io mi rendo proprio conto quando manca la cipolla e o l'aglio, senti proprio un gusto diverso nei piatti. Poi prendo appunto il cavolo che ho tagliato fine abbastanza e lo metto dentro insieme alla cipolla a sfriggicchiare anche un po' questo. Sì, diciamo che ne verrà pochino, però voglio abbassare un attimo perché sennò si bruciano troppo le cipolle. Quindi faccio insaporire un pochino il cavolo solo con l'olio e la cipolla, non metto liquidi ancora, ma proprio 2 minuti, giusto che si abbrustolicchi un po'. Oh, aiuto, stavo a morire. Vedete che si abbrustolicchia un pochino? Dato che mi chiedete sempre cosa mangio, cosa cucino, ecco, stasera mangerò questo. E sicuramente basterà solo per me. Elia se mangerà qualcos'altro. Che cosa, amore? Aspetta, Totina. Prenne. Una tazza, dimmi amore, non vedo amore, devi togliere le mani. No amore, però patata. Sono quelle di cose di plastica, sì. Prendo l'aceto, questo qua è l'aceto di vino di mio padre, e metto per questa quantità di cavolo, non ne metto tanto. Di solito metto magari un bicchiere o mezzo bicchiere, adesso metto neanche mezza tazza. Perché comunque ce n'è poco, anche se a me piace bello, saporito. No, perché di carta? Allora lo butto. E poi metto... Mamma, e per... Ma l'hai buttato per terra, amore? E poi metto l'acqua. Questo sì. Dimmi. Questo sì. Veramente no, amore, perché lo specchio sennò poi non funziona più. Adesso alzo al massimo e faccio prima evaporare un pochino l'odore di aceto, perché comunque è come se mettessi il vino, tra virgolette, quindi deve evaporare, sennò poi... È troppo forte proprio il gusto. Non fa neanche bene. Quello sì, di plastica.
faccetta di mio padre è qualcosa di godurioso, quindi ho alzato al massimo. Adesso amore scaldo la pasta, eh? Poi prendo il sale intanto. Metto quasi sempre quando faccio queste cose, sughi, io uso il sale grosso. Con quello fino non riesco molto, neanche con questo grosso a volte riesco a regolarmi, devo dire la verità. Anche perché poi dipende dalle volte, a volte ne compro un tipo, a volte ne compro un altro, perché qua il sale grosso costa. Questo qua, che è quello un pochino più economico, non sala infatti niente. Ok. Giro un po', faccio evaporare un pochino l'odore di aceto e poi metto il coperchio e lascio cuocere a fiamma bassa, fino a quando non ha assorbito tutta l'acqua. E nel caso in cui assorbisse l'acqua e vedo che però si sta bruciando e non è ancora cotto, aggiungo ancora un goccio di acqua, non più aceto, perché comunque vabbè, poi vado ad assaggiarlo e se manca un po' di aceto lo aggiungo, perché a me piace bello corposo, bello acetoso. Ok, così. Stasera cosa cavolo? Ah, stasera c'è il tortino. Non lo vuoi stasera? Cosa facciamo allora per te stasera? Adesso vediamo. Signorita, rischi in fraschi. Mamma, cosa è il cioccolato? Mi ero già dimenticata, è sempre allo stesso orario ragazze, che oltretutto fuori c'è anche un po' di sole, però comunque si vede un cavolo oggi qua. E amore, perché ha salvato Hiro. Adesso preparo anche, perché mi ero dimenticata che stasera facevo la polenta, ho messo a bagno i fagioli e faccio il sugo con i fagioli. Ho messo a cuocere a bagno ieri sera 300 grammi di fagioli, quindi comunque sicuramente mi imbottiglierò poi il sugo, così ho anche il sugo per la pasta. E io cosa ho fatto? Ho tritato un soffritto senza sedano, perché non ho sedano e va bene lo stesso, e quindi ho messo due carote e due cipolle, così è bello potente. E adesso ho messo un goccio d'olio nella pentola a pressione che io amo, e adesso quando l'olio è caldo metto appunto il trito, lo faccio un pochino rosolare. Ho messo i fagioli dopo che ha rosolato, ho messo la conserva di mio padre, una bottiglia di conserva di mio padre, e poi ho messo tanta acqua quanto era la capacità della bottiglia di conserva, perché preferisco che bollano, che siano ben coperti d'acqua, perché non vorrei, per carità, che mi si bruciasse, anche se comunque, come si dice, cuocendo davvero a fuoco lento è impossibile. Non mettete mai il sale, perché io vedo spesso e volentieri che usano sale nelle cotture dei... a inizio cottura nei legumi, perdonate ragazzi ma oggi sono proprio un pochino stanca anche, e invece no, perché li fa diventare duri, qualsiasi tipo di legume, piselli secchi, lenticchie eccetera, li fa diventare duri. Adesso stavo andando a prendere l'alloro, perché comunque li rende più digeribili e li insaporisce anche. Faccio andare comunque la cottura 10 minuti in modo tale che salgano a galla, diciamo, la schiuma dei fagioli, perché nonostante io l'abbia lasciati a mollo tutta la notte e anche tutta la mattina, preferisco sempre togliere la schiuma, cioè togliere, scusate ragazzi, è sempre meglio toglierla. Porca della miseria Gaia, mi fai prendere i colpi. Infatti anche questo qua, che è una spezia con al pomodoro, non lo metto perché comunque ha il sale dentro, e quindi lo metterò poi alla fine quando farò cuocere. Adesso facciamo andare su, facciamo portare, cioè porto ad ebollizione e poi tolgo con la schiumarola, tolgo questa schiuma che si forma in superficie, e ciò anche fa meglio. Per pranzo semplicissimo, perché alla fine, siccome mamma, appunto stasera a fare cosa? Con i fogli. Vai a giocare amore, non ne vuoi più? No. Sì, le ha già mangiato, perché ho finito di cucinare. Sono stanca. Sì, e appunto dicevo che l'ho fatta mangiare prima lei, mentre io cucinavo eccetera. Comunque appunto, siccome stasera alla fine faccio la polenta, a me la polenta piace un sacco, il tortino che avevo pensato di mangiare stasera io, perché è avanzato ieri,
Lo mangio adesso a pranzo ed è questo tortino qua che è strabuono, ragazzi. Cioè, non so come farvelo vedere. No, amore, vai sul tuo tavolino. Io adesso sto mangiando, la tavola è imbaraccata. Magari, ma la tavola... pazienza che ci va con questa bambina, veramente. Comunque un tortino con la farina di ceci. E dentro c'erano le patate, i porri, gli spinaci e un pochino di concentrato di pomodoro per quello che su è arancionino. E poi mi sono fatto un'insalata di pomodorini con aceto, sale e origano e basta. Adesso mangio perché c'ho fame, sono stanca, sono le 2 quasi. No, l'una e mezza. E niente. Buon appetito a me e buon appetito a chiunque stia mangiando in questo momento. Allora, buonasera. Perdonate il buio, ma... sono le 9:30 ed è l'unico momento della giornata in cui sono riuscita un attimo a sedermi, e anche se devo ancora finire di mettere via tutta la roba stirata, sia lì che lì, e sono al buio perché c'ho solo le lucine piccoline accese. Gaia piano che è tardi, Topa. Come vedete la situazione sta peggiorando. Gaia! La situazione sta peggiorando, infatti se lo vedete lucido è perché mi sono messa un pochino di burro cacao sopra perché mi fa malissimo e spero che riesca almeno a non farmelo cadere. E comunque niente, non ho più ripreso niente perché ragazze ne ho fatte 3.000, devo dire la verità, e mi è passato completamente di mente. Poi mentre ho stirato ho fatto una diretta su Instagram perché devo dire la verità che mi tenete un sacco compagnia voi quando stiro, altrimenti mi passerebbe la voglia. Come potete sentire anche mi sta andando via la voce. In teoria domani volevo portare Gaia all'asilo, però alla fine mi sa che non la porto perché probabilmente da domani o dopodomani è chiuso. E quindi non vorrei darle la botta finale, siccome adesso si è ripresa per un giorno. Vabbè, la terrò a casa, adesso vediamo. Dipende da come va stanotte, anche se in teoria sarebbe dovuta andare già a dormire da un'ora normalmente. Solo che ho stirato, ho fatto il bagnetto, ho mangiato sia la pasta con il sugo che avevo fatto oggi con i fagioli perché voleva la pasta inizialmente, quindi ho fatto gli spaghetti integrali e poi dopo ho voluto anche la polenta, quindi alla fine ho mangiato anche la polenta con il sugo. Comunque non vi ho più fatto vedere il sugo, magari se riesco ve lo farò vedere in un altro giorno, non so, ma sono proprio stanca oggi, devo dire la verità, e ancora non ho finito. Niente, adesso io metto via la roba stirata, appoggio la roba che c'ho ancora da stirare in una cesta e lavo il pavimento e porto Gaia a dormire. E io vorrei riuscire a lavarmi stasera, anche se sono a pezzi, però vorrei farmi davvero una doccia perché ho bisogno di una doccia, ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di vapore caldo. Solo che se lei ci mette tanto ad addormentarsi, mi sa che crollo anch'io stasera perché sono tanto stanca. E poi non sto tanto bene. No, non si nota Stella per niente. Cioè sei un fiorfiore proprio. Niente, ok ragazzi, vi mando un bacio grande. Spero di non avervi annoiato troppo. Ditemelo se mi annoio perché a me tenete un sacco di compagnia. A me tenete un sacco di compagnia. A me tenete un sacco compagnia. Mentre faccio i vlog. Quindi quando faccio i vlog li faccio proprio perché sono magari quelle giornate un pochino più noiose. Dove io magari mi annoio più facilmente. Quindi... mi viene la voglia magari di fare, eccetera, però se vi annoiano ditemelo che io cambio e non lo so. La mia vita è questa, cacchio cambio. Ma poi niente, sono tipo psicopatica in questo momento, più del solito. Vi mando un bacio e se qualcuno vorrebbe venire a mettere via la roba stesa, la roba stirata sarebbe una gran figata, però purtroppo non si può. E niente.